Parigi, 1887. In una triste notte d'inverno, una giovane madre, perseguitata da un misterioso uomo dal bastone d'argento, è costretta ad abbandonare la sua bambina per fuggire all'estero. 12 anni dopo, quando padre Menard vede l'uomo dal bastone d'argento aggirarsi nel quartiere, comincia a temere per la vita di Lulu e decide di nasconderla in un collegio femminile diretto dalla terribile signorina Truchot. Lié tendu. Siete arrivata tardi? Un dono naturale per fare la guastafeste, sì, certo. Questa allieva non è ammessa ai corsi di danza. Fatela uscire immediatamente. Io sono Gabi e sono un ragazzo che abita a Montmartre e sono l'unico barlume di speranza per Lulu in quella prigione. Che ti urla ogni sera. Non possono farci questo. Eh sì, purtroppo. Facendo l'apprendista in un giornale, scopro chi è responsabile degli sfratti degli amici di Lulu dalle case della collina di Montmartre. Si tratta del ricco e senza scrupoli barone di Boisrobert. Portatemeli qui interi, oppure anche a pezzettini! Il compleanno di Lulu. 1, 2, 3, Stella! 1, 2, 3, Stella! Brava! Così! Hai visto quella bestiaccia? La manderò via al primo colpo! Vinto! Fermati, Solange! Lasciami stare, Lulu, non devi toccarmi! Ma non ti ha fatto niente quel gatto! Piccola ficcanaso, io faccio quello che voglio! Che vuoi fare, orfanella? Io... Sempre pronta a seminare scompiglio! Ma, signora direttrice... Non ci sono ma, piccola insolente! Solange, Armel, andate a lavarvi le mani prima di studiare. Quanto a voi, resterete nel cortile a raccogliere i rami secchi. Thank you.
finito. Dove si è cacciato? Ehi, Mimì, non hai visto un prete, per caso? Un prete, ragazzo mio? Che io sappia, non ce ne sono più da queste parti. Attenta, vecchia, non è che mi stai nascondendo qualcosa, eh? Chi lo sa? Allora? E tu cosa nascondi dietro la tua benda? Occupati della tua zuppa! Grazie, signora Bert. Oh, che dite, padre Menard, non è una piccola bugia che mi porterà all'inferno. In tutti i casi non aveva un bel carattere quel guercio. Secondo me vi sta aspettando all'angolo. Vi farò uscire da dietro. Venga, venga! Anche se voi non siete un atleta, purtroppo dovete arrampicarvi lassù. Forza, ancora un piccolo sforzo! Lulu! Lulu! Gabi, cosa fai lì? Buon compleanno, Lulu. Ma come lo sai? Me l'ha detto Leontin. Tieni. Prendi. C'è un'altra sorpresa per te stasera. A dopo. Gabi, aspetta! Lulu, vieni! Torna subito, prenderai freddo. La signorina Trushu ti ha tolto la punizione. Sei un idiota. Come hai fatto a farti seminare da un vecchio? Perdonatemi, padrone, è che... Sono sicuro che quel maledetto prete ci nasconde qualcosa. Che c'è? Non hai fame, Lulu? Se non vuoi la zuppa, la darò a qualcun altro. Non bisogna sprecare il cibo. Ma com'è carino! E c'è anche scritto buon compleanno Lulu! E come può sapere che è il suo compleanno se lei non sa nemmeno la sua data di nascita? Non è divertente! Lasciatela tranquilla! Ridammelo! No! Me la pagherai! Lulu, hai delle visite! Vai subito in parlatorio! Lulu, mia piccola Lulu, ma cosa ti succede? Tu piangi il giorno del tuo compleanno. Non conosco nemmeno il giorno in cui sono nata. Oh, tu eri soltanto una piccola bambina il giorno in cui ti ho raccolto 12 anni fa. Ti avevano portato in chiesa. Chi mi ha portato? Tua madre. Mia madre? Com'era mia madre? Molto giovane e anche molto bella. Mi ha abbandonato perché non mi amava. Oh no, per niente. Credo che sia tempo che tu lo sappia. Tua madre correva un terribile pericolo. Non è lontana. Perlustrate tutti gli angoli della strada. Io vado a sinistra. Prendetela. Ma quegli uomini sono molto pericolosi. Datele questo quando sarà grande. Dov'è adesso? Non lo so. Mi ha chiesto di darti questo pacchetto il giorno in cui saresti diventata grande. Tieni. Su, ora torna in classe. E buon compleanno, piccola Lulu. A presto, padre Menard. Sì, ma... Forse non avrò occasione di tornare spesso. Mm.
io! È la biancheria! Lo so, arrivo! Vado a prendere la chiave! Cosa succede, Mil? Sembra che abbiate visto un fantasma. Ma no, per niente, signorina Trushu. Non restate là piantato come un salame, andate ad aprire il cancello. E per favore, raddrizzatevi un po', non siete bello da vedere. Ma tu sei bardata come un cavallo da circo. Oh mio Dio, com'è pesante! Non la smetti mai di lamentarti. Ma hai ragione, è più pesante del solito. Oh. Chissà cosa contiene. Gabby! Sorpresa! Come hai fatto a entrare? Ti avevo promesso una sorpresa per il tuo compleanno, no? È pericoloso, non ti rendi conto? Se la direttrice scopre che sei qui... Non preoccuparti, ho saputo che è uscita. E è anche noi lo faremo. Niente è impossibile. Per voi, bella principessa. E dove andiamo? A visitare la Ville Lumière. La Ville Lumière? Sì, Parigi. La più bella città del mondo. Si canta, si balla, si ride. Ci si rimpinza di zucchero filato. Da tutti gli angoli del mondo vengono a visitarla. Tutti la sognano. E la piccola Lulu ha la fortuna di vivere in questa città meravigliosa che nemmeno conosce. Se la signorina vuole seguire la guida... No. Sei pazzo. Ti prometto che tutto andrà bene. E come faremo ad uscire da qui, eh? Picchiamo il povero Emil? Sarebbe solo un bernoccolo in più. Ma ho un piano più semplice. Io e te passiamo dal montacarichi e usciamo dalla cucina. Ma certo, come ho fatto a non pensarci? Dobbiamo lasciare la porta aperta, altrimenti non potrò rientrare. Aspetta. Che cosa fai? Ecco fatto. Ora andiamo. Vieni. Cosa succede? Cos'è questo rumore? Buoni a nulla dei cuochi hanno ancora chiuso male la porta. Oh, mi sentiranno! Avvento! Sì! Urra! Sì! A chi tocca? Applaudite! Ed ecco un fiore di carta per il campione! Applaudite! Sì, sì, andiamo, andiamo, cara! Chi è il prossimo? Chi vuole provare a battere il record? Provo io. Oh, un giovane candidato! Chissà se ce la farà! Che bella! Voglio andare lì! È bellissimo!
Vuoi fare un giro di prova? Credi che non abbia superato l'età per salire sulle giostre? Allora, dato che la signorina è così grande, cosa le farebbe piacere per il suo compleanno? Ballare. Così. Cosa ne dici di un'altra sorpresa? Adesso devo rientrare. Se mai la direttrice si dovesse accorgere che non ci sono... E io, che ho rischiato di morire soffocato nella cassa della biancheria? Non mi lasciare proprio adesso. Ma se io finissi rinchiusa in un armadio, allora sarà colpa tua? Cento soldi per un ritratto! Avvicinatevi! Avvicinatevi! Ricorda di Parigi! Vieni! Venite! Venite ad ammirare i più grandi pittori di Montmartre! Solo 100 soldi per un ritratto, signori! E ci sono i più grandi artisti del mondo! Su, su, ritratto alla signora! Ti piace? Che bello! Faccio il ritratto della signorina? Venga, venga! Avanti! Un grazioso ritratto? Scusatemi, signore, ma non abbiamo i soldi per pagarla. Lei ha un viso così grazioso che le farò il ritratto gratuitamente. Ma io non so... Non abbiamo il tempo. Che peccato. Venite a trovarmi se cambiate idea. Edgar Degas. È il mio nome. Il suo viso non mi è sconosciuto. Mi ricorda qualcuno. Chi? In questo momento non mi sovviene. È passato tanto tempo. Ha detto che gli ricordavo qualcuno. Dicono tutti così per attirare i clienti. Bella principessa, è arrivata l'ora della vostra ultima sorpresa. Posso sapere cos'è? La curiosità è un brutto difetto. Questo posto si chiama Le Moulin de la Galette. La gente viene qui a ballare. Le prossime 10 persone, prego. Oh. Non è troppo presto? Sentite, questo è Le Moulin de la Galette, non è un ballo in maschera. Oh. Allora, ti piace? Non ho mai visto niente di più bello. Ma tu non mi hai promesso che avremmo ballato? Vi posso invitare, signorina? Le vostre bevande, signori. Buonasera, signori. Oh. Permesso, permesso. Mi gira la testa. Dici davvero? Se non ti piace come ballo, allora cercati un altro cavaliere. Hai visto un fantasma? No, non è niente. Ho pensato di vedere la direttrice, ma... è ridicolo. Guardiamo ancora. Non è vero. Oh, no. Ma che cosa succede? Oh, è lei, veramente? La direttrice. Oh, cugino Alphonse, mi schiacciati i piedi. Se mi scopre, sarà davvero terribile. Bisogna che rientri prima di lei. Allora andiamo. Tagliamo per la collina, sarà più veloce. Corriamo! Non ti sei fatta male, vero? Mi sono sporcata il vestito come una carbonaia. Non ti preoccupare. Ecco fatto, principessa. Credi che io abbia l'aria di una principessa? Tu sei davvero una principessa. Se è così, vi condurrò al mio palazzo. Oh!
Vorrei tanto essere una ballerina. Per diventarla dovrei prendere delle lezioni, ma adesso sbrighiamoci a rientrare. Arrivederci, Lulu, e buon compleanno. Grazie, Gabi. Devi aprirti. Ma avevo messo un bastone. Questo è davvero un problema. Come faccio ad entrare? Meravigliosa serata, Edme. Ma state scherzando, cugino Alphonse? Maldestro come siete voi, mi avete ridotto l'alluce in poltiglia. La direttrice. Alla prossima volta, Edme. Sì, sì, alla prossima. Chi c'è ancora? Sono io. Ah, signorina Trouchou, vi apro subito. Buonanotte, signorina Trouchou. Ascolta, creerò un diversivo e tu ne approfitterai per rientrare. Al ladro! Al ladro! Il mio cappello! Prendetelo! Emil! Prendetelo! Siete un incapace! Cosa aspettate? Acciuffate quella piccola peste! Acciuffatelo! Oh, vi caccio! Signorina! Ridammi il mio cappello, bestiaccia! Credo che sia meglio a lui che a lei! Mamma! Allora? Credete di aver visto un fantasma? Eppure io sono qua. Sì, signora direttrice. Voglio che mi spieghiate cosa stavate facendo. Io... Carine queste scarpette, fatemele vedere. Confiscate! Ma, signora... Non ci sono ma... E poi spiegatemi cosa ci fate ancora vestita a quest'ora della notte. Oh mamma, perché mi hai lasciata? Nel prossimo episodio. Buon Natale, signor Barone. Ma chi credete di essere? Una ballerina, forse? Non vi avevo proibito i corsi di danza, signorina Lulu? Oh, capisco, avete delle ambizioni, mia piccola bambina. Ho conosciuto delle orfanelle come voi. Nelle fogne! È là che sono finite. Allora, mettetevi al lavoro per imparare un vero mestiere. Buon Natale, signorina Lulu. Piccola peste. Ti insegnerò io le buone maniere. Bisogna trovare una soluzione. Devo andarla a liberare immediatamente. Ho riservato a quei pidocchiosi della collina un piccolo regalo di Natale. Ecco qua. Su, correte, piccole mie, correte, mangiategli le dita dei piedi. Prendi questo. I topi invadono i quartieri poveri di Parigi.